Il giorno dopo il mancato pagamento di 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale, in Grecia si spera ancora che nelle prossime ore si arrivi a un accordo con i creditori internazionali. Ad Atene e nel resto del paese mille filiali hanno riaperto per poter pagare una parte delle pensioni a chi non possiede carte per il prelievo e bancomat. C'è attesa per le notizie che arriveranno da Washington, dove il board del Fondo Monetario Internazionale si riunisce per decidere sulla richiesta avanzata ieri da Atene di prolungare i tempi per la restituzione delle somme dovute. Il Fondo Monetario Internazionale ha anche avvisato Atene che non potrà accedere a nuovi finanziamenti fin quando non avrà rispettato gli obblighi precedenti. Continuano anche in queste ore le riunioni dell'esecutivo Tsipras, che martedì ha presentato una nuova proposta ai creditori europei nella quale prevede l'approvazione di un nuovo piano di aiuti finanziati soltanto dall'Eurozona oltre ad una ristrutturazione del debito. Dalla mezzanotte scorsa la Grecia è diventata il primo paese economicamente sviluppato a non aver rispettato gli obblighi con il Fondo Monetario Internazionale, cosa che ha generato preoccupazione e frustrazione in Europa ma anche a Washington. Le conseguenze del suo default potrebbero presto essere visibili negli altri paesi europei e nel resto del mondo.